your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't have been for Grayson, I'd have been in Tennessee. L'Alpi 3, che è un'associazione di cavalieri, prima di essere cavalieri erano alpinisti. È nata nei primi anni degli anni 70. La prima parte l'ha dedicata ad apprendere la tecnica dell'equitazione in montagna. La seconda parte è stata la realizzazione, quella che noi chiamiamo la realizzazione delle grandi imprese, ed è durata questa fino all'85, 84-85. Dopodiché ci siamo praticamente dedicati alla formazione professionale dei cavalieri alpini, di quelli che vogliono andare a cavallo sulle montagne o comunque fare del trekking. L'Alpi 3, che ha un amore sviscerato, in questo l'ha preso dagli indiani delle pianure, per la vita all'aria aperta. Noi cerchiamo, cioè il nostro stile di vita vorrebbe essere vicino a quello degli indiani delle pianure quando vivevano liberi. L'Alpi 3 non è turismo, non è cultura, è solo una filosofia di vita, ecco. La scuola è nata nel 1985-86, appena abbiamo finito l'epoca delle grandi imprese, come dicevo, è organizzata a vari livelli. C'è il campo base, i campi avanzati, i campi invernali e le uscite di specializzazione. Io sono un istruttore, Daniele è la guida. Ognuno ha dei compiti ben precisi. E gli istruttori fanno da tramite tra i professori, tra i docenti e gli allievi. I professori, quelli che noi chiamiamo professori, sono persone che la sanno molto più lunga di noi e sono quelli che insegnano a noi e a loro quello che si deve fare. Noi cerchiamo di far mettere in pratica e di mettere in pratica noi stessi quello che loro ci insegnano. Alcuni nomi di prestigio a livello nazionale per quanto riguarda i nostri docenti, per dimostrare la serietà della scuola, sono il dottor Ferdinando Meregaglia, medico veterinario e uomo di cavalli, il maresciallo Blasio per quanto riguarda la mascalcia, il professor Domenico Bergero, anche lui medico veterinario per quanto riguarda l'alimentazione, ecco, faccio i nomi principali, poi ce ne sono tantissimi altri, uno più valido dell'altro.
I campi sono operativi, ci si alza abbastanza presto la mattina, verso le 5, 5 e mezza, sia d'estate sia d'inverno, non importa se fa buio o se c'è il chiaro, non importa se fa freddo o se fa caldo. La giornata è operativa fino nelle prime ore del pomeriggio e poi iniziano le lezioni teoriche. Le lezioni teoriche sono più nei campi base che in quelli avanzati, dove nei campi avanzati e in quelli invernali c'è più la vita sul terreno. In questo momento, per esempio, siamo in una ricognizione per i campi invernali che si inizieranno a partire dal mese di marzo. L'inverno è una stagione particolarmente difficile, anche se bellissima, in quanto non si sa mai quali saranno le difficoltà che si incontreranno per attraversare un certo colle, ovviamente perché dipende dall'innevamento. E qui sopra c'è un colle che nell'86, quando l'abbiamo attraversato con gli alpini, ci abbiamo messo 3 giorni solo per spalarlo e per poter passare con i quadrupedi. E altre volte non c'è neve e si passa in 2 ore. E di conseguenza dobbiamo valutare volta per volta quali sono le difficoltà. È come partire con una barca a vela. Se si ha il vento contrario si tribola moltissimo per arrivare al punto d'arrivo, e può anche darsi che non ci si arrivi in breve tempo. Se invece si ha il vento favorevole ci si mette un amen, e quello che per noi ha valore è il fatto di essere lì in quel momento, in questo momento essere qui, e senza dimenticarci assolutamente che ci sono i nostri cavalli là a 20 metri da noi, e questo vale di giorno, di notte, col buono e il cattivo tempo. A noi non interessa trasmettere delle nozioni tecniche, ci interessa creare una condizione umana di solidarietà, all'inizio chiaramente all'interno del gruppo, e che si possa trasmettere poi, e che si possa anche poi trasmettere al di fuori dei corsi del gruppo stesso. E questo viene realizzato anche con un insieme di piccoli sacrifici. Quello che ci stupisce, quello che continua a stupirmi dopo più di 10 anni che faccio questo lavoro, è che le persone che vengono recepiscono quasi tutte e in buona misura proprio questo concetto.